Buon pomeriggio al pubblico di Punto Critico Blog, un caro saluto a tutti e oggi puntata imperdibile del nostro ciclo di approfondimento con un ospite d'eccezione, un testimone di prima grandezza della nostra vicenda politica e storica del nostro paese, Fausto Bertinotti. Salutiamo Fausto Bertinotti Buon e pomeriggio. salutiamo Fabio Cabrini, redattore di Punto Critico Blog, e Umile Daniel, fabbricatore del coordinamento nazionale, del direttivo nazionale del Comitato per la Difesa della Costituzione. E vabbè, l'iniziativa di oggi ha un titolo che richiama un po' un vecchio titolo di un noto giornale di un po' di anni fa, Non moriremo neoliberali, perché, come dire, vogliamo chiederci oggi, anche e soprattutto grazie alla presenza di Fausto Bertinotti, come mai nel nostro paese il pensiero liberale e neoliberale, diciamo così, è diventato un paradigma quasi totalitario all'interno del quale sembra non si possa uscire dal punto di vista politico, culturale, ideologico. E quindi partiremo un po' dalla vicenda cruciale della storia politica del nostro paese che inizia negli anni 90, dopo la caduta del muro di Berlino e la riorganizzazione politica e istituzionale del nostro paese con la cosiddetta Seconda Repubblica. Fausto Bertinotti, storico segretario di Rifondazione Comunista, nonché successivamente presidente, della Camera. Quindi scandaglieremo un po' quella fase storica degli anni 90 e anche degli anni 2000 e per poi, speriamo, insomma, chiudere con anche una sorta di che fare riveduto e corretto in chiave moderna, perché appunto non volendo morire neoliberali, vogliamo anche come dire, affermare una sorta di fase costruttiva per chiederci se la sinistra in questo paese, soprattutto con un impianto antiliberista, possa avere un futuro. E perché, insomma, poi ovviamente questo non è potuto essere negli anni scorsi. Quindi ringrazio veramente molto Fausto Bertinotti della sua presenza e passo la parola a Fabio Cabrini, redattore di Punto Critico Blog, per il primo round di domande. Sì, grazie, grazie Mario. Saluto anche io molto calorosamente Fausto e lo Sì, ringrazio in maniera grazie. sentita per essere qui con noi questo pomeriggio. Grazie a voi. Grazie Fausto. Vorrei iniziare dicendo subito questo, no? Che una domanda, forse la domanda che dovrebbe porsi chi si colloca nella nostra area è come mai, no? Non esista più in Italia un partito antiliberista di massa o che comunque abbia un certo peso specifico, in grado di spostare i rapporti di forza a favore del mondo del lavoro e dei subalterni. Quando parlo dell'assenza di un partito antiliberista che abbia un certo peso specifico, ovviamente mi riferisco a un soggetto che abbia un preciso segno ideologico. Ora, come diceva, no, il filosofo, siamo nani sulle spalle dei giganti e questo significa che per tentare di comprendere il presente risulta necessario interrogare il passato. Quindi mi piacerebbe che partissimo con il ragionare su alcuni eventi chiave, no, che si sono determinati dopo il crollo del muro di Berlino e appunto cercare di ragionare con Fausto su questi eventi. Ora, per quanto concerne, diciamo, la sinistra del nostro paese, mi riferisco ovviamente alla nascita di Rifondazione e del PDS dopo la svolta della Bolognina. E per quanto concerne il paese in generale, l'adesione al trattato istitutivo dell'Unione Europea, noto come Trattato di Maastricht, che ha visto Rifondazione sempre estremamente critica, no? Basti pensare al discorso fatto alla Camera da Lucio Magri nel 1992. E, come tutti sanno, il Trattato di Maastricht introduce i famosi parametri prescientifici del rapporto debito-PIL e deficit-PIL, in assenza peraltro di robusti trasferimenti fiscali all'interno dell'Unione, e propone un modello fondato esclusivamente sulla competizione, un modello in cui lo Stato deve semplicemente ricoprire il ruolo di arbitro della concorrenza. Il tutto, come sappiamo molto bene, si è tradotto nelle grandi privatizzazioni degli anni 90 e nella precarizzazione del mercato del lavoro, istituzionalizzata con il famoso pacchetto Treu del 1997 e consolidata con la legge Biagi del 2003. In quel caso, a capo del governo c'era Silvio Berlusconi. Ora, fatta questa breve premessa, vengo alle domande che desidero porre a Fausto.
Ora, l'appoggio esterno che Rifondazione diede all'esecutivo Prodi 1 era chiaramente mosso, no, dalla volontà di spostare l'asse dell'esecutivo a sinistra, no? Su questo non c'è il minimo dubbio. Ricordo per la cronaca che il primo governo Prodi durò 2 anni, dal 1996 al 1998, e cadde quando proprio Rifondazione si sfilò per la classica goccia, no, che fa traboccare il vaso, il no alle 35 ore. Quindi la prima domanda che pongo a Fausto è questa: a posteriori, credi che quello fosse un tentativo che andava comunque fatto e che sia leggibile anche in termini positivi, oppure ritieni di no? E prima di passarti la parola vorrei venire subito, diciamo, alla seconda domanda, che è poi un po' sulla falsa riga della prima. Nel 2006... quindi parliamo della seconda esperienza, no, di governo del partito della Rifondazione Comunista. Nel 2006 Rifondazione entra nel governo Prodi 2, nonostante fosse ormai chiaro il segno ideologico dei compagni, tra molte virgolette, di Bianchi. Ora, Fausto, non sarebbe forse stato più opportuno tentare di costruire un polo autonomo antiliberista, come fatto in Francia negli ultimi anni, ad esempio, da Mélenchon, oppure ritieni che non ci fosse lo spazio politico per un'esperienza di quel tipo anche dopo la sconfitta del movimento dei movimenti? Ecco, io mi fermerei qui perché credo che, insomma, ci sia già tanto da dire. Prego, Fausto. Grazie. Spero di non portarvi fuori strada. Ma io sono obbligato a una premessa che mi differenzia. Io penso che il ciclo che tu hai descritto sia un ciclo molto condizionato e che in realtà tanta parte della contesa in Europa si sia giocata prima, cioè si sia giocata negli anni Ottanta. I due capitoli, diciamo, le due gambe su cui cammina la restaurazione sono, da un lato, e di questo non parliamo adesso, il crollo dell'Est, il crollo dei regimi dell'Est, lo può dire chi come noi è stato ipercritico nei confronti di quell'esperienza di socialismo reale, ma la cui caduta ha modificato significativamente il quadro geopolitico a favore del capitalismo. Questo non mi pare ci siano dubbi da questo punto di vista. Ma anche i movimenti che erano sorti dai movimenti anticolonialisti e che ne costituiscono in qualche modo la pur diversificata continuazione, subiscono un colpo d'arresto. Insisto, va distinto il giudizio sull'Unione Sovietica come aspirazione a una società socialista, condizione che misura un fallimento storico, dal ruolo che l'Unione Sovietica gioca sulla scena mondiale come potenza statuale, prima nella lotta contro il nazifascismo e poi come contenimento della grande offensiva capitalistica. Quella, diciamo così, la caduta del muro di Berlino fa davvero cadere un muro e, per usare le tue parole, il campo neoliberale si allarga a dismisura. Anche sulla base dell'illusione di una parte delle componenti anche più colte, intelligenti, acute delle sinistre, che vedono nella caduta del muro di Berlino l'apertura di un campo possibile per le libertà in tutto il mondo, anche con la possibilità di muovere dalle libertà questioni straordinarie di giustizia, ipotesi che si rivela del tutto inesistente. Il secondo campo è quello della ristrutturazione capitalistica. Anzi, prima della contesa, ma qui sarebbe, non vi voglio rubare troppo tempo, ma questo passaggio è importantissimo. Vale l'interpretazione di Gramsci sugli anni che precedono l'avvento del fascismo, quando dirà: o passiamo noi, sta parlando ovviamente delle grandi lotte operaie, e della richiesta che l'Ordine Nuovo avanzò di uno sciopero generale in appoggio alle lotte operaie, disse: o passiamo noi oppure il rovescio sarà enorme e ci travolgerà tutti. Beh, naturalmente si parla lì, naturalmente, in termini non così drammatici, però qualcosa di analogo, non uguale, di analogo avviene sul finire degli anni 70.
o passiamo noi, cioè le lotte operaie, le sue conquiste, montano un movimento per cambiare il modello economico-sociale, che allora chiamavamo modello di sviluppo. In altre parole, si propone una forma di fuoriuscita graduale dal capitalismo, oppure sarà la vendetta del sistema. E così è stato. Lì c'è il punto cardine. Ho parlato per l'est, per l'ovest il punto cardine è qui. Negli anni Ottanta, come avrebbe detto un classico, la borghesia cambia di spalle al fucile. E come ha detto lucidamente Luciano Gallino, il conflitto di classe subisce un rovesciamento. Però se lo intendiamo e condividiamo, guardate che le conseguenze analitiche sono impressionanti. Cioè, c'è una contesa che arriva alla soglia. O cambi o è la restaurazione. È un out-out, non c'è più, diciamo così, il lungo processo degli anni precedenti. Si è arrivato a un punto di crisi. Ma se guardiamo la storia industriale, lo leggiamo classicamente, grandi industriali dicono non siamo più in grado di dirigere l'azienda perché c'è un bilanciamento dei poteri tra il potere dell'impresa e il contropotere degli operai. E lo scontro arriva puntuale. Sono i 35 giorni alla Fiat, sono le lotte dei minatori in Gran Bretagna, sono le lotte dei controllori di volo negli Stati Uniti d'America. Come ho detto prima, la borghesia cambia di spalle al fucile perché non negozia più. E va allo scontro diretto. Non negozia più. E nello scontro diretto, adesso bisognerebbe integrare le ragioni, naturalmente anche soggettive, però vince. Il movimento operaio, la sinistra europea, vede una sconfitta netta a Mirafiori, nelle miniere, oltreoceano negli Stati Uniti d'America. Quello è il passaggio cruciale, ecco, poi mi smetto. Però senza questa, diciamo, pezzo di storia, io credo che poi quello che avviene dopo si fatica a interpretare, perché lì è avvenuta la sconfitta, che poi noi abbiamo negato per molte ragioni, alcune anche ipocrite, ma la sconfitta avviene lì e da lì nasce la ristrutturazione capitalistica, quella che verrà chiamata globalizzazione, appunto con l'omissione della definizione capitalista che la motiva e la spiega, è il compimento della vittoria di classe in termini di costruzione di una nuova organizzazione del lavoro, dell'economia e della società, in cui tutti gli elementi di compromesso vengono abbattuti. Prima abbiamo parlato di quelli di potere di fabbrica, ma sul welfare non accade la stessa cosa. E addirittura si costruisce in Occidente una istituzione come l'Europa comunitaria che mette a suo fondamento non una costituzione, ma invece un trattato economico. E un trattato economico come quello di Maastricht, che per dichiarazione di uno dei suoi maggiori ispiratori e uno dei più interessanti, cioè Jacques Delors, dirà che nasce amputata, perché contiene due vincoli, il deficit e il debito, comincia, diciamo, la stagione del debito come clava contro le istanze sociali di ogni genere, e omette invece quel vincolo che nell'elaborazione che andava verso Maastricht era presente, quasi a contenere i primi due, cioè il vincolo dell'occupazione. No, uno deve spiegare perché dici che solo il 3% nel deficit tu devi intervenire per contenerlo e al 5% che sono io della disoccupazione no. Allora perché faccio questa domanda? Perché è evidente il segno di classe della ristrutturazione capitalistica. Non stiamo parlando di una innovazione quale che sia, ma invece di una ristrutturazione che porta in luce, dopo gli anni di contrasto e persino dopo il Novecento, una nuova egemonia del capitale. In questo quadro, diciamo, che ho detto sommariamente, c'è la vicenda italiana. E la vicenda italiana è segnata anche, ma adesso sarebbe troppo lungo, ma dico, è segnata da un nome, Berlusconi. E cioè dall'intervento in politica
di una nuova condizione rispetto a quella storica della Repubblica Democratica e Antifascista, che era sostenuta dal conflitto tra destra e sinistra con un centro molto forte. No, cambia tutto. Un protagonista della politica diventa Berlusconi e le ipotesi neoliberiste si combinano con elementi di populismo e soprattutto con una mutazione della politica. Sembra insomma che la politica abbia letto Debord e abbia inteso che il suo destino era lo spettacolo. In questo mare, la sinistra, come l'avevamo intesa in tutto il dopoguerra, che aveva dei nomi precisi, comunista, socialista, socialdemocratica e fuori dai confini italiani laburista, come volete voi, ma sempre cioè con delle definizioni attinente alle classi sociali, tutte definite, e anche attinenti a dei corpi di dottrina teorica che bene o male facevano i conti con il capitalismo, si dilegua e con lo scioglimento del PC nasce una nuova creatura che noi continuiamo a chiamare a sinistra, ma di cui dovremmo avere ben presente la discontinuità con quella precedente. Adesso possiamo andare avanti per molto tempo, ci finiamo qui. Così arriviamo a un passaggio delicato in cui alle elezioni si danno solo due ipotesi. O che vince Berlusconi, cioè l'avvento della nuova politica che mette fuori gioco il movimento operaio, in parte perché rotta la tradizione, in parte perché il nuovo soggetto non è in grado di reinterpretarla, che sostituisce al conflitto di classe lo scontro con Berlusconi. Cioè la progressione verso la società dello spettacolo fa sì che lo scontro sia in realtà determinato tra berlusconiani e anti-berlusconiani. Quel che resta della sinistra radicale, che appunto nasce dal rifiuto della svolta di Bolognina, della Bolognina, e poi si costituisce attorno alla Rifondazione Comunista in diverse fasi, in diversi momenti, quella sinistra, diciamo così, antagonista, di fronte alle elezioni, che non è il campo da lui privilegiato, che sarebbe quella della ricostruzione dei movimenti, come si sa, e come si viveva anche allora, trasportato necessitamente sul campo del conflitto elettorale, tu eri sottoposto a un ricatto. La tua scelta di andare per un'autonomia senza connessione con il centro-sinistra, allora si chiamava Ulivo con cui la Rifondazione Comunista non vuole fare parte per marcare quella distinzione strategica, ma senza una qualche combinazione di rapporto ti condanneresti a essere accusato di voler far vincere Berlusconi. Si inventa tatticamente, adesso io credo poco le tattiche, quindi non mi vanto neanche di quelle che abbiamo in qualche misura inventato, ma quella è la formula che diciamo così, comprammo dalla Francia, no? Che era sostanzialmente un rovesciamento positivo del né aderire né sabotare, cioè con quella forma di desistenza, cioè non di alleanza, ma di concorrere alla tua vittoria. Io non entro in questo schieramento, non è la mia. Io ho una linea di politica economica e sociale completamente diversa. Ma nella contesa io faccio in modo, con una manovra tattica, che tu possa vincere. E vince. E a quel punto la Rifondazione Comunista, il godo si esalta, non c'è alternativa. Anzi, la Rifondazione Comunista sceglie la meno compromettente delle forme. Non fa l'alleanza, non va al governo, offre un sostegno al governo condizionato solo all'attuazione del programma, non chiede un ministro, un sottosegretario, un usciere della RAI, nulla, e dice il mio conforto sta in un programma riformatore che cambia. Anche voi, come quasi tutti, siete caduti nell'errore
di indicare come causa della crisi di governo Prodi le 35 ore, che non c'entrano invece, poverette. Perché le 35 ore sono la contesa di un anno prima della crisi. Cioè dell'anno che precede la crisi e che si risolve. Si risolve perché eravamo a un passo dalla crisi, ma Prodi cede e accetta di presentare alla Camera una proposta di legge per la riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario. È scritta, la proposta è scritta ed è depositata alla Camera, colché valichiamo la prima finanziaria delle due, è la seconda che determinerà la caduta. La prima viene valicata per questo impegno solenne del Presidente del Consiglio a nome del Governo, che deposita alla Camera una proposta di legge per la riduzione del lavoro. Tra l'altro è divertente che ne parliamo oggi, dove finalmente nel contratto unitario dei metalmeccanici viene presentata la riduzione dell'orario 35 ore a parità di salario, finalmente, tardivamente, ma insomma meglio tardi che mai. Speriamo che regga lo scontro e che non sia soltanto una manifestazione, diciamo, di presentare un giusto programma. E così viene valicato il primo anno. Nel secondo anno noi abbiamo un passaggio cruciale, che è appunto la direzione di marcia dell'Europa, della sua politica economica. E infatti Jospin lo capisce, non solo non presenta, vara la legge sulle 35 ore parità di salario, la vara, e infatti noi ci agganciamo dicendo al governo fate come la Francia, e muove una critica a Maastricht, il governo socialista francese. Noi proponiamo per la finanziaria che viene in approvazione di fare massa critica con la politica economica del governo francese, Fitoussi la ispirava in parte, e scegliere cioè una linea di distacco da Maastricht. Nei contenuti, non c'è bisogno di alzare una bandiera, ma nei contenuti ti sottrae a questa che sarebbe ormai la prigione in cui immettere l'Europa reale. Questo è il punto. La crisi avviene su questo. La crisi avviene su una finanziaria e noi chiediamo una manovra espansiva, chiamatela come volete, keynesiana o altro ancora, e il governo invece sceglie la linea di aderenza al paradigma di Maastricht. Su questo rompiamo. Cioè rompiamo sul futuro dell'Europa. Non dico che dipendesse da noi, ma certo lì c'era una possibilità in grazia alla possibile alleanza con il governo di Jospin. Noi rompiamo e comincia una storia difficilissima. Adesso, questo mi pare l'essenziale, perché sapete perché? Perché il secondo governo Prodi è quasi insignificante. Cioè, anche lì, di nuovo c'è il ricatto berlusconiano. Noi veniamo da anni di movimenti. Eravamo stati tra i protagonisti del movimento altermondista, in cui avevamo mescolato le nostre carte con quelle dei movimenti. Si pensi, per esempio, al rapporto tra le fondazioni comuniste e tutte bianche, che è un rapporto, come si può, adesso mi veniva il termine fraterno, ma perché è giusto, perché abbiamo lavorato insieme fino a Genova e oltre Genova, abbiamo lavorato insieme. Tanto è vero che voi trovate esponenti dei giovani comunisti che sono insieme leader di fondazione e dei movimenti. Tanto è vero che siamo l'unico partito al mondo che viene accettato di essere cofirmatario dei documenti di Porto Alegre, che costituiscono la nascita e lo sviluppo del movimento dei movimenti, come lo chiamavamo. Sulla base di questi movimenti, che naturalmente avevano cominciato in flessione, ma che ancora in qualche modo perduravano, noi ci giochiamo di nuovo la scommessa, presi per il collo di nuovo berlusconismo o anti-berlusconismo, di tentare di influire sul nuovo corso governativo. Guardate che io qui ho un dubbio, l'ho detto più volte, lo ripeto a voi per onestà intellettuale. Io penso che a Genova, nella tragedia di Genova, ma anche nella forza di quel movimento, noi di Rifondazione Comunista e io tra questi abbiamo smarrito una
chance che forse aveva, che era quella di proporre lo scioglimento di Rifondazione Comunista dei movimenti. E attraverso quella strada di poter anticipare quello che poi si è prodotto invece in separazione e rottura. Movimenti populisti di sinistra e, come si può dire, e rinnovamento di forme di, della tradizione della sinistra, che sono andate separandosi. Forse lì avevamo un'opportunità, ne abbiamo parlato tante volte anche con Casarini, e Luca con la sua solita onestà intellettuale ha detto: guarda Fausto, l'avete mancata voi, ma l'abbiamo mancata anche noi. Perché in realtà quella cosa che tu dici, che è così affascinante, non era matura né tra voi né tra noi, purtroppo. E quindi la vicenda del secondo podio è una robetta, perché in realtà anche lì, dal punto di vista strategico, la vicenda si è giocata prima. Se ho mancato qualche risposta alle vostre domande, perché me ne sono dimenticate, ma voi dovete consentire all'età di fare il suo corso. No, ditemi se c'è qualche cosa anche più puntuale che vi interessa e che io ho omesso, non c'è nessuna reticenza. Direi che è stato un intervento molto esaustivo di analisi di quegli anni, quindi direi proprio che possiamo anche, diciamo, anche andare un pochino indietro nel tempo a dove siamo arrivati, no? Magari al governo Amato 2, nei primi anni 2000, perché ora, diciamo, che un provvedimento preso durante quegli anni, nel 2001 per esattezza, è tornato, diciamo, d'attualità negli ultimi tempi, ovvero la modifica del titolo quinto che venne attuata durante quel governo, e grazie a questa oggi, diciamo, si è inserita con prepotenza l'approvazione l'ultimo 22 gennaio del DDL Calderoli in Senato, che appunto porterà ad una attuazione dell'autonomia differenziata delle regioni senza l'approvazione dei LEP, sarà una vera e propria catastrofe dei diritti, una vera e propria secessione dei ricchi. Però diciamo che ovviamente la destra tra le sue tesi porta sempre quella che quella fu una riforma fatta dalla sinistra. Anche, diciamo, a livello di politica regionale c'è un cedimento della sinistra a distanze che erano della destra, e forse questo non tanto per ragioni ideologiche, ma anche cioè, quella riforma fu fatta per rincorrere, diciamo, termine che si usa, per rincorrere la destra sui temi, per paura, ecco, di perdere le imminenti elezioni, visto che il centrodestra si stava ricombattendo, strategia che poi si rivelò assolutamente vana e inutile. Quindi io semplicemente ridò la parola a Fausto Bertinotti, chiedendogli se comunque, a parte un cedimento ideologico della sinistra, ci sia stato pure, ecco, diciamo, un cedimento proprio a livello personale dei singoli politici di saper leggere le fasi politiche, e comunque anche se vuole darci un pensiero, ecco, sull'autonomia differenziata che sta per diciamo, sconvolgere l'assetto regionale del nostro paese, e anche, diciamo, un pensiero sul fatto che anche queste norme si stiano facendo passare, diciamo, nell'oscurantismo più assoluto. Noi, come ci dicevi, abbiamo fatto una raccolta di firme per evitarlo, abbiamo portato in Senato una legge di iniziativa popolare che purtroppo è stata bocciata in due ore, però perlomeno ci è servito a parlare nei territori, tra la gente,
del tema, ecco. C'è un modo, ecco, affinché si possa anche andare contro, ecco, questa sinistra che è consentaria, perché purtroppo in alcune regioni, parliamo dell'Emilia Romagna, della Toscana, anche alcune giunte di sinistra sono favorevoli a questo disegno, ecco. Quindi ridò la parola a Fausto Bertinotti, ringraziandolo ancora per la sua disponibilità. Grazie a voi. Senti, io penso che gli anni a cui tu hai fatto riferimento, Daniele, siano gli anni in cui si vede, io non so come chiamarlo, questo smottamento della sinistra, della sua cultura. Se vogliamo dire diversamente, con le parole di un famoso leader politico della sinistra, Riccardo Lombardi, sono gli anni di una mutazione genetica. Io so che adesso sto dicendo una parola forte, ma insomma, messi insieme i mattoni di quella costruzione che il centro-sinistra compie in quegli anni, l'edificio che esce è un edificio che va in direzione sostanzialmente contraria, non dico solo alle tesi perorate della sinistra classista fin lì, ma anche dall'ispirazione della costruzione repubblicana. Questa zona repubblicana che aveva avuto un grandissimo avanzamento nella società reale negli anni 70. Qui siamo di fronte proprio ormai al processo di controriforma. E è significativo che in Italia viene organizzata in larga misura dal centro-sinistra, in larga misura. E non è un caso, perché proprio quello che tu dicevi prima, il pervadere di una cultura neoliberale che entra a costituire la nuova cultura dei nuovi ceti politici, dirigenti del centro-sinistra e della sinistra liberale, che ormai possiamo cominciare a chiamarla così. Allora, tu hai citato alcuni di questi passaggi cruciali sul terreno legislativo. Hai detto bene. L'autonomia differenziata si presenta adesso come un grimaldello nei confronti dello Stato sociale, non semplicemente come una controriforma istituzionale, no, ha una missione, ed è la missione di frantumare definitivamente il processo di costruzione di un welfare che in Italia, diversamente da altri paesi europei, è avvenuto tardi, e in maniera originale, cioè sulla spinta delle lotte operaie e sindacali. Non c'è riforma che non sia stata mossa da un processo di lotta sociale, a partire dal capostipite, lo statuto dei diritti dei lavoratori, che non casualmente viene dopo il rinnovo del contratto dei metalmeccanici del 70, a tutte le altre riforme, che sono profondamente segnate da questa impronta. Gli anni che tu citi sono gli anni della grande svolta, di quello che resta a sinistra, del centro-sinistra, chiamiamolo come vogliamo, meglio se lo chiamiamo centro-sinistra, perché così definiamo meglio il carattere moderato di questa nuova sinistra insorgente che rompe con quella del passato. E i passaggi che tu fai sono, come fai a non vedere? L'autonomia differenziata comincia precisamente da questa che tu hai chiamato, e non si può fare diversamente, una concessione peraltro gratuita alla cultura leghista rispetto alla struttura unitaria della Repubblica Costituzionale. Comincia lì l'idea dell'autonomia. E anche, se vogliamo metterci insieme una base materiale, delle regioni che diversamente dagli primi ispiratori delle riforme regionali, che pensavano le regioni non come fonti di spesa, ma come enti di programmazione, diventano invece il nuovo centralismo. Le regioni sono oggi il perno di un neocentralismo regionalistico, che adesso la proposta di autonomia differenziata tende a prendere di slancio per portarlo alle estreme conseguenze. Ma diciamo, il processo non solo è avviato, è purtroppo maturato nella realtà pesantemente. Basta pensare
a vedere dove sono i flussi di spesa su due elementi essenziali come la sanità e l'istruzione, e vedi dov'è il centralismo, e vedi dov'è il centralismo. Per cui, come dire, c'è del fuoco sotto la cenere, si fa per dire, della proposta della destra sull'autonomia differenziata, che tu hai ricordato benissimo. Secondo elemento di mutilazione della democrazia rappresentativa, le riforme, entre guillemets, proposte dal centro-sinistra, che hanno ridotto il potere di intervento a livello locale delle forze rappresentative, degli eletti, vogliamo dire così, a favore delle burocrazie. In quante parti d'Italia il segretario generale conta più del sindaco? E questo è il prodotto di un'idea che il centro-sinistra ha affermato con un intervento pesante nella legge, non solo a... Ho visto che Bassanini ha detto mi sono sbagliato, ho capito, ma sono passati un po' di anni e i fenomeni sono andati avanti. Terzo, il combinato disposto, scusate il termine orribile, tra l'autonomia differenziata che si vuole e quella già in essere, e il centralismo governativo, cioè il processo di costituzione materiale, in cui attraverso leggi, interventi, si è concentrato il potere sul governo a scapito del Parlamento, adesso è facilissimo parlare dei decreti legge, no? O del voto di fiducia. Il Parlamento è una pura cassa di risonanza del governo. Tant'è vero che persino il dibattito politico viene nel governo e non nel Parlamento. Eh? Beh, tutto questo, secondo me, ha un segno preciso di controriforma. Siamo cioè al processo che adesso le destre usano come alimentazione di un'idea di fare i conti definitivamente con la Repubblica democratica e antifascista. E per introdurre un elemento di cesura con questo elemento, che passa sia per il terreno delle riforme legislative che delle culture politiche, con un governo che pratica la fascismo, a privativo, fascismo, e che coltiva invece per mille rami il rovesciamento della storia repubblicana, che tutto deve all'antifascismo e che ha avuto come nemico il fascismo di ieri e dell'altro ieri. Ma quindi siamo di fronte, secondo me, senza ricorrere a cose che portano fuori strada, non c'è nessuna minaccia dell'arrivo dei carabinieri a cavallo, dei colpi di Stato, militari, no, non c'è nulla di tutto questo. C'è una cosa molto più insidiosa, che è quella delle erosioni delle basi della democrazia parlamentare e democratica, sia attraverso una rottura ideologico-culturale con il fondamento antifascista della Costituzione, che attraverso l'abbattimento dei suoi capisaldi, fino a giungere appunto adesso col premiato, alla messa in discussione del carattere parlamentare della Repubblica e la sua sostituzione con una forma neo-oligarchica. Perciò io credo che le forme di opposizione debbono essere ripensate in questa luce, E io credo che adesso, anche qui il compito di una sinistra di alternativa anticapitalista per affrontare il grande tema che voi avete proposto con non vogliamo morire neoliberali, è davvero, si colloca su un terreno in larga misura inetico, inedito. Io penso che intanto senza una, come si può dire, l'individuazione di una priorità da far vivere acutissimamente, cioè la centralità nella ricostruzione della politica del conflitto e della contesa sociale, economica e politica, la rinascita è impossibile. Per via semplicemente politica, politicista, ma anche soltanto politico-istituzionale, io non vedo la possibilità di riacquistare la possibilità di contrasto con il campo della controriforma neoliberista.
Allora, io una notazione la voglio fare perché veramente sono molto emozionato da questa puntata del nostro ciclo di approfondimento con Fausto Bertinotti. Veramente, a parte la sua capacità oratoria, pardon, che mi ha affascinato, ma anche la profondità e la capacità argomentativa per blocchi di concetti, per una scansione storica che in effetti è molto convincente, perché lui inquadra, anch'io ero da vecchio militante, insomma, del Partito Democratico della sinistra degli anni 90, che mi collocavo un po' più a sinistra, cercavo di, come dire, no, il famoso refrain attribuito di Danny Moretti, di qualcosa di sinistra, di qualcosa di sinistra. Anche io ero molto, come dire, preso dal voler fare una domanda sull'esperienza dell'Ulivo e sull'esperienza del 2006 dell'Unione, però in effetti ha inquadrato in maniera veramente splendida, in un contesto storico molto più largo, quello che è successo nel 96 e nel 2006, cioè la grande sconfitta operaia e, se vogliamo, anche ideologica, insomma, degli anni 80. Quindi, tutto il contesto della ristrutturazione liberista, che quasi quasi mi sento sollevato dal fare una domanda su questo ambito. Devo dire la verità, ho compreso molto bene anche la difficoltà della sfida di un partito più piccolo, che ovviamente in quella hai parlato bene di tattiche, come dire, con quella genialità della desistenza, cercava però di influire su quella coalizione data nel 1996 per vincente. E per cui, vabbè, non farò una domanda su questo. Poi voglio dire anche un'altra piccola notazione: oggi quale leader politico sarebbe in grado di parlare come oggi ha parlato Fausto Bertinotti ai nostri canali? Insomma, ci fa capire molto del perché la politica oggi sia in una fase veramente di degrado incredibile. Una piccola domanda la vorrei porre, poi la sollecitazione finale, cioè Prodi, D'Alema, insomma tutto il paesaggio politico degli anni 90 erano veramente proprio sordi, refrattari a qualsiasi tentativo di inserire anche un po', perché ho capito dalle tue parole che anche un segnale sarebbe forse valso per cercare di cambiare un po' il panorama, non dico per mettere l'Ulivo a sinistra, ma anche un piccolo segnale. Ecco, Prodi e D'Alema, come dire, erano proprio refrattari a questo, e tu, da testimone, chi meglio di te lo può dire. E poi chiudo, se riesci a segnarla questa, con la sollecitazione, per rimanere chiaramente nei tempi, con la sollecitazione finale sul famoso che fare, che, come dire, dal sapore leliniano, però ha uno sguardo direttamente sul futuro. Cioè, tu pensi che l'hai detto anche prima, hai accennato qualcosa. Tu pensi che sia veramente complicatissimo, senza inserire qualcosa di extra politico, ricostruire una prospettiva di sinistra antiliberista nel nostro paese? E ti volevo chiedere, non so se sei a conoscenza del tentativo di Fassina, di Stefano Fassina, non di Piero, sul connettere, insomma, il Movimento 5 Stelle alle energie, ai fermenti che ancora ci sono a sinistra. Cioè, tu vedi una forse possibile prospettiva per una rinascita di questa sinistra in una connessione col Movimento 5 Stelle, oppure secondo te è tutta una storia, insomma? Scusami per la complessità. Grazie. Avere te ci spinge, insomma, a porre domande e sollecitazioni. Ti ringrazio. Sì, molto. No, anzi, sono io che ringrazio te anche per le parole troppo generose nei miei confronti, ma però ne approfitto per fare un'osservazione che così esce dal personale, o almeno in parte, naturalmente. Noi dicevamo che eravamo nani seduti sulle spalle dei giganti. E guarda, in questa formula, che ovviamente era valida rispetto alla storia, no? detto di tutti noi, anche dei nostri padri, nei confronti dei fondatori, no? da Marx ai bolscevichi, a quei geni come Rosa Luxemburg, insomma, in quel senso, no? Giganti. Ma io lo dico anche più prossimamente, giganti
erano i leader del movimento operaio che mi hanno preceduto la mia generazione, cioè quelli del primo dopoguerra in Italia e poi della rinascita del conflitto. E eravamo nani seduti sulla spalla dei giganti. Quello che volevo dire con questa frase è che c'era una continuità che determinava il mantenimento e l'accrescimento di una cultura politica forte, anche attraverso eresie e rotture, ma di una politica con una radice forte, che determinava la condizione favorevole per la nascita di esperienze politiche importanti. Adesso parlo per me, ma io avevo 23 anni, facevo il sindacalista in una zona iperperiferica del nord Italia, al confine tra il Piemonte e la Lombardia, nell'industria tessile. E a un certo punto vengo incontrato da una telefonata di Lelio Basso, che allora era un monumento della storia d'Italia, poi diventerà presidente di una delle più importanti fondazioni del mondo per la pace, insomma un maestro, che gentilmente mi chiede di scrivere un articolo sulla sua rivista che si intitolava Problemi del socialismo, che per noi era, non so come dire, l'università dell'università, altro che il master. Allora, perché ho detto questa cosa? Per dirvi come potevano crescere i fili d'erba, cioè come, altro che scuola di partito, che è una sciocchezza. No, era questa esperienza in cui si fecondavano generazioni diverse, storie diverse, dove luoghi di cultura erano le fondazioni a cui tu potevi accedere a tutto, in cui le riviste di cultura politica erano decine. E poi è avvenuta una disertificazione. Come si può chiedere, adesso spero di non dirlo aristocraticamente, ma come si può chiedere ai leader di oggi di portare una cultura politica alta? Da dove la devono prendere? Se non facendo una grande camminata nel deserto. Se invece stanno chiusi nelle istituzioni, non la troveranno mai, perché lì è il luogo dell'impoverimento. Cosa vuoi prendere da lì? Avete mai sentito un dibattito parlamentare? Provate. Cioè, si dispera per la distanza tra l'ordine dei problemi e il luogo che dovrebbe affrontarli. Allora, io non ti propongo una fuga, ti propongo un esodo da un luogo impedente alla ricerca, che secondo me è la politica nelle sfere rappresentative. Naturalmente so di dire una cosa pesante, no? Non è che non me ne rendo conto, però io penso proprio così, che bisogna riprendere il cammino. Allora, noi eravamo nani sulle spalle dei giganti. Questi che ci hanno seguiti sono scesi dalle spalle dei giganti che non hanno più voluto conoscere. Voi mi fate conoscere un leader politico, ma 10 che abbiano letto Rosa Luxemburg? Oppure più banalmente che abbiano letto Stato e Rivoluzione? Oppure, che so io, che abbiano fatto i conti con Chomsky, con i grandi ricercatori americani, o con gli economisti che ci hanno influenzati, gli economisti critici. Pensate a cos'è stata una scuola per noi, quella di quelli che Riccardo Bellafiore chiama giustamente gli economisti del lavoro, da Augusto Graziani a quell'uomo straordinario, veramente straordinario, e grande economista che è stato un maestro per noi troppo importante. Beh, no, non c'è niente di tutto questo. Allora, io penso che siccome quella è una prigione, bisogna uscire dalla prigione, bisogna uscire in campo aperto. Prima volevo citare, poi mi sono fermato perché sembrava un po' così, un vezzo, Claudio Napoleone. Ma a me piacerebbe mettere insieme 10-12 dirigenti della sinistra politica e provare a discutere con loro di Claudio Napoleone, della teoria del valore. Sì, vabbè, cose astratte. No,
e che fa i conti col capitalismo. Tuttavia, finisco, c'è un altro modo di fare i conti col capitalismo, più povero, ma forse non meno efficace. Guardate, io ho sempre dubitato, ho condiviso a lungo con Rossana Rossanda l'idea che la rinascita di una sinistra di classe passa per una ricerca teorica, che parta da Marx ma vada oltre Marx nell'analisi critica del nuovo capitalismo, del capitalismo della globalizzazione, della finanziarizzazione, della mondializzazione. Cioè, d'accordo. Però io, siccome hai detto che fare, credo anche molto nella prassi critica. Quando ti fa difetto la teoria, non è che perciò sei del tutto impotente. Mi è stato chiesto di scrivere la prefazione a un libro che poi ho letto con grande curiosità. È un libro di Bernie Sanders, di attacco al capitalismo. No? Bene, certo, è un libro americano. Perché dico americano? Perché non c'ha nulla dell'eredità delle culture teoriche anticapitalistiche europee, no? Non c'è Marx, non dico Lenin, no? No, non ci sono. Ma cosa c'è? C'è l'individuazione delle conseguenze prodotte da questo capitalismo, del loro carattere devastante, delle ragioni sociali, umane, democratiche, della costruzione di società diverse da quelle che ci vengono imposte, e la realtà di un capitalismo che mai si è visto così opprimente. Da queste conseguenze sociali, umane, economiche, democratiche, di un capitalismo cioè incompatibile con la democrazia, con la libertà e con la giustizia sociale, Sanda dice: combattiamo il capitalismo. Cioè, la fai facile? No. Perché vuol dire che tu rompi con lo schema della compatibilità, cioè che lo combatti in campo aperto. Allora, questo libro di Sander, insomma, a me ha aperto, come si può dire, una finestra contro il rischio dell'impotenza. Cioè, mi dice, vabbè, studia, ma intanto che studi, proviamo a buttare a mare questa baracca, che è così oppressiva. Sa, vabbè, forse non riusciamo a interpretare criticamente l'essenza del capitalismo, ma la sua manifestazione, sì, tanto c'è, cioè, basta e avanza. Cioè, adesso la dico perché poi gli americani, quando sono combattivi, sono molto semplici. E c'è questa, dice, tanto però la prendo e ve la vendo, così come l'ho presa. Da dove deve ricominciare una sinistra, lui dice, del Partito Democratico, dopo aver detto perché il Partito Democratico non riesce più a esprimere le masse popolari? Perché? E lui dice perché non attua nessuno dei programmi che ha dichiarato ed ha abbandonato i lavoratori. Seconda domanda. Perché ha vinto Trump? Perché la sinistra ha abbandonato i lavoratori. Punto. Da dove deve ricominciare una sinistra? Così come la sto dicendo io. Dal partecipare a tutti i picchetti dove si sciopera contro i padroni. Questa indicazione non è banale. È un'idea di, come dire, di mentre fatichi a tornare a ragionare criticamente, il liberismo lo prendi a calci frequentando le lotte e in parte, in qualche modo, organizzandole. Questo mi pare il sentiero che è aperto. Grazie Fausto, e diciamo che sul che fare sei stato molto chiaro, anche se in un'ottica profetica che incontra anche un po' quello che è un po' il sentire forse del nostro blog, delle nostre iniziative, che poi in effetti sono di ricerca di una nuova prassi, di una nuova idea sulla realtà. E prima di lasciarci,
non voglio trattenerti troppo a lungo, però consentimi un piccolo tuffo nel passato che avevo fatto all'inizio della mia domanda, cioè anche perché magari per rispondere un po' alle sollecitazioni del nostro pubblico, alle curiosità che in effetti... Tu provi a italiano, erano veramente in quel momento. Te lo dico. Mi chiedo scusa, mi sono dimenticato, non era una civetteria aristocratica, no, proprio me l'ero dimenticato. Provo a risponderti rapidamente. Prodi, come dire, ha un impianto democratico cristiano, no? Lo dico con molto rispetto. Molti dei suoi amici lo professano come ispirato anche ad Ossetti. A me sembra che manchi totalmente la radicalità che era in Ossetti, mi pare. In ogni caso, la sua cultura è una cultura democratica. Ma qual è, secondo me, proprio il nucleo perdente come riformatore della sua cultura? È l'accettazione del canone realistico come reale descrizione della realtà. Cioè, in Prodi non c'è mai un vincolo che si possa superare, mai. Cioè, tu puoi dire anche delle cose interessanti, ma nella traduzione, se il vincolo delle compatibilità ti fa fronte, tu ci devi stare. Guarda il rapporto con Maastricht, è clamorosa questa cosa. Tu puoi dire, come ha detto, che Maastricht è stupido, pesantina, no? Ma poi non fai nulla per mettere in discussione i parametri, nulla, perché quelli li consideri invalicabili. Sempre per tornare a quello straordinario pensatore critico che è stato Claudio Napoleone, è quello che lui chiamava il vincolo esterno, cioè il vincolo che ti è prodotta dalla logica internazionale del mercato e della competizione e che impone le scelte che poi in Europa sono diventate le scelte di tutti i governi, compreso quello attuale, naturalmente, tutti, quale che sia la loro natura, entra di me, politica, poi quel campo è accettato come immodificabile. Prodi è così. Cioè è uno che vede, magari dopo, gli elementi critici e di crisi del sistema e anche le ingiustizie, ma assunto un ruolo di governo, considera il vincolo esterno immodificabile. Cioè in realtà si preclude una qualsiasi politica di riforma strutturale. Che non è un discorso molto diverso da quello che si può fare, secondo me, per D'Alema, che pure viene da una cultura politica completamente diversa, e che secondo me è in cui l'accettazione delle compatibilità, che diversamente da Prodi è costruita su un primato della politica, ma di questa politica del realismo, che secondo me ha abbandonato con l'acqua sporca anche il bambino, cioè abbandonata con la struttura di potere e di conservazione dell'Unione Sovietica, anche l'idea di socialismo che era contenuta nelle storie del comunismo, in particolare di quello occidentale, abbandonato quella cultura e approdato ad una cultura cinica, secondo cui il realismo è il paradigma attraverso il quale guardare la società, l'economia, la vita e organizzare la politica, che è sostanzialmente, a quel punto, cosa diventa? La conquista del potere. E se il potere non è più il Palazzo d'Inverno, va da sé, sia almeno Palazzo Chigi. E queste sono le due prigioni, secondo me, che muovono due personalità rilevanti di una sinistra che però ha abbandonato quella che secondo me è il tema senza la quale una sinistra non vive, cioè il rapporto col conflitto e la critica al capitalismo.
Bene, grazie, ringraziamo veramente Mario, grazie Umile, grazie Fabio, grazie a Daniel, grazie a tutti. Ringraziamo molto Fausto Bertinotti. Ti volevamo chiedere, prima di lasciarci, che non vogliamo andare oltre l'ora e vogliamo rispettare i tuoi tempi, e volevamo solo chiederti, dato che è stata troppo bella questa puntata, se ci concedi magari un altro round tra un po' di tempo. Sarebbe bello continuare a discutere. Se non vi annoia, volentieri. No, è stata bellissima questa puntata. Invito il pubblico di Punto Critico a diffondere questa intervista, questa iniziativa, perché chi non l'ha vista se la può gustare con calma anche nei prossimi giorni. Grazie Fausto Bertinotti, grazie a voi. Fabio Cabrini, grazie Umile, Daniel Fabbricatore, alla prossima iniziativa di Punto. Molto aiutato, grazie. Grazie mille. Ciao, grazie. Grazie. Ciao, ciao.